prima giornata di ritorno in promozione girone F, la quattordicesima complessiva, a Verucchio si affrontano i padroni di casa opposti al Misano. All'andata la gara terminò 3-1 in favore della formazione ospite. Arbitra il match Samuele Sartico, adiuvato da Mattia Sabbe e Simone Babboni, terna arbitrale tutta riminese. Tra i misanesi da evidenziare le assenze di Vepri, Mussoni e Pratelli. Verucchio che arriva dalla sconfitta all'immediata domicilio nel derby con i Nova Fetia. Il Misano dal pareggio in esterna sul campo del Sant'Ermite per 2-2. La gara non risulterà vincente, anzi le occasioni si contano sulle dita di una mano, e per vedere la prima azione bisogna aspettare il 21esimo, quando Nigro insinua così la porta difesa da Renzetti a rientro con il portiere che scalda per la prima volta i guantoni. La replica di Verucchio è affidata al tiro insidioso di Baschetti domenica scorsa in gol, con Alessandrini oggi titolare che controlla la sfera accomodarsi sul fondo. Lo stesso portiere sarà chiamato al primo intervento del match al minuto 38, quando Guarino tenta la via de gol trovando la respinta dell'estremo ospite. Il Misano, costretto a rinunciare a Lorenzo Fabbri, sostituito da Santoni, crea la sua seconda palla gol proprio col neo entrato. Renzetti risponde presente. L'arbitro Samuele Sarti manda le squadre negli spogliatoi, desideroso anche lui per via del freddo di bere un tè caldo. Se il primo tempo è avaro di emozioni, la ripresa lo sarà ancora di più. Se nel primo tempo si annotano quattro occasioni da rete, nella ripresa esattamente la metà. La prima è per il Verrucchio, con i crimini locali, quando l'incursione di Ribezzi viene frenata così da Tonini. Il replay ci aiuta a capire meglio l'episodio, con Ribezzi che in verità non accenna neppure a nessuna forma di polemica. Dal possibile rigore al gol subito, il campo non aiuta, ma nell'unica occasione in cui la palla rimane incollata ai piedi dei calciatori, Misano passa. Minuto 7, l'azione nasce dal duo di neoentrati, classe 92, Daniele Santoni mette al centro, dove arriva il classe 94, in maglia numero 19, Antonio Gravina. Sarà suo il gol partita, con tanto di festeggiamenti da parte dei compagni, che vedono consolidare il quarto posto in classifica, salendo a quota 26 punti, a meno 2 dalla coppia Gambetto-Petacuta, rispettivamente seconda e terza della classe. Le emozioni, si fa per dire, terminano qui con questo calcio di punizione al 95esimo battuto da Pironi, con Renzetti che blocca, e con questa parata Sarti fischia la fine del match, con il Misano che con il minimo sforzo porta a casa l'intera posta in paio, mentre Verucchio continua a stazionare al penultimo posto della classe.